Ben ritrovati dal salotto virtuale di TV City. Continuiamo con i nostri approfondimenti in merito all'emergenza Covid-19. Lo facciamo con ospiti in collegamento in streaming. Quest'oggi affrontiamo numerose tematiche e risvolti legati all'emergenza sanitaria, in particolare ci occupiamo di assistenza e previdenza e lo facciamo con il nostro ospite che vado subito a presentarvi, Vincenzo Porzio, responsabile patronato Inca della CGIL di Torre del Greco. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti. Come sempre un saluto al nostro responsabile tecnico, alla regia che ci assiste, Ciro Gaglione. Buonasera Buonasera, Ciro. buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Entriamo subito nel vivo dell'argomento di oggi, lo dicevo in apertura, le questioni che affrontiamo quest'oggi sono legati ai temi dell'assistenza e della previdenza. Rispetto a queste tematiche non sono mancate e non mancano in questo periodo numerosi disagi per malati e per lavoratori. Dottor Porzio, in particolare, quali sono le criticità principali da affrontare? Che cosa sta succedendo? Sì, buonasera. Allora, intanto voglio ringraziare per la disponibilità che mi avete dato di affrontare queste tematiche e quindi per dare alcune informazioni, spiegare un po' quali sono i disagi e sollevare anche qualche criticità che chiaramente si è sollevata relativamente, insomma, a questa epidemia. Io partirei, insomma, come dicevamo, facciamo un passaggio un po' su quella che è l'assistenza, un po' su quella che è la previdenza, quindi dei lavoratori, un po' anche per quanto riguarda l'infortunistica, perché chiaramente in questa fase abbiamo tantissimi lavoratori che si sono ammalati di Covid e per questi è previsto che sia riconosciuto l'infortunio sul lavoro. Io partirei un po', diciamo, da quelle che sono le problematiche per gli invalidi civili. Ora, noi sappiamo che purtroppo in seguito all'epidemia gli istituti di previdenza, parlo di previdenza pubblica quale INPS, INAIL e poi anche l'ASL con i suoi ambulatori e con le sue commissioni mediche atte al riconoscimento dello stato di invalido civile, purtroppo hanno chiuso le commissioni per esaminare appunto chi fa la domanda per il riconoscimento dell'invalido civile. Ora, questa chiusura delle commissioni chiaramente sta creando qualche difficoltà. Mi hanno riferito proprio stamattina che stanno continuando a chiamare le persone che presentano e inoltrano domanda che si sono ammalati per patologie oncologiche, anche se queste visite vengono effettuate soltanto per chi deve fare la visita ambulatoriale, cioè deve recarsi presso l'ASL. Per tutte quelle che sono state le richieste di visita domiciliare, purtroppo sono sospese. Ora, qual è la difficoltà che crea chiaramente la chiusura delle commissioni mediche? Crea sostanzialmente un doppio disagio, uno diretto all'ammalato, che chiaramente fino a quando non si vede riconosciuto lo status di invalido civile, a parte diciamo l'indennità economica, che può essere la pensione e anche l'indennità di accompagnamento, che ovviamente in questa fase poi di maggiore difficoltà economica, ma nell'ambito anche della malattia è un sussidio economico che comunque si deve venir meno, ma anche relativamente a quelle che sono le prestazioni socio-assistenziali per quanto riguarda gli eventuali ausili o per quanto riguarda anche le eventuali esenzioni ticket, e quindi sta creando tante difficoltà. Ora, proprio stamattina ne parlavo appunto, dicevo, con un dirigente dell'ASL e mi diceva che per quanto riguarda le patologie oncologiche, che già prima avevano un canale preferenziale per le visite mediche, continua ad esserci, però purtroppo quelle domiciliari sono ancora ferme. Ma sappiamo che gli invalidi non sono soltanto di patologie oncologiche, ci sono tante altre patologie. E per tante altre patologie purtroppo le commissioni sono ferme. Questo chiaramente, come dicevo, sta creando dei grossi disagi diretti perché appunto non si vede riconosciuto lo status di invalido civile, ma anche per quanto riguarda disagi indiretti. Pensiamo per esempio a coloro i quali avrebbero diritto al riconoscimento della legge 104, che è quello che consente di avere i 3 giorni di permesso di astensione dal lavoro retribuito nel caso sia un lavoratore,
o eventualmente non sia lavoratore ma per un suo congiunto che voglia assistere, accompagnarlo a fare una visita medica, a fare qualche altra indagine, purtroppo o devono consumare ferie oppure eventualmente se sono diretti lavoratori devono mettersi appunto in ferie o loro direttamente oppure il familiare usufruire delle ferie, mentre con il riconoscimento della legge 104 chiaramente potrebbero stare in assistenza per questi 3 giorni, addirittura il congedo biennale che consente, soprattutto in questa fase potrebbe essere molto utile, consente di stare addirittura 2 anni, congedo biennale appunto, 2 anni frazionati o continui per assistere un proprio caro nella fase appunto della malattia. Quindi questa situazione sta comportando dei grossi ritardi rispetto alle pratiche, danni economici, ma soprattutto danni dal punto di vista poi medico per chi ha bisogno di una visita. Sì, 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 perché chiaramente non si ricevono esenzioni ticket. Chiaramente poi c'è tutta la problematica delle persone che appunto non avendo lo status di valido civile, anche il sussidio economico, come dicevo, quello che viene a mancare, e quindi sta creando una serie di disagi. Purtroppo l'ASL stamattina mi ha detto ancora che non sanno, forse a breve dovrebbe sbloccarsi la riapertura degli ambulatori e quindi anche delle commissioni mediche, però ad oggi ancora non sanno di preciso quando ciò accadrà. E quindi io volevo dire un po' a tutte le persone che mi chiedevano appunto che avevano già le visite mediche fissate, che sono stati contattati e poi queste visite sono state rinviate a data da destinarsi senza dare un'indicazione precisa, di attendere ancora un po' e forse magari a breve si riparte e quindi le commissioni cominciano nuovamente a riesaminare le domande. E intanto sono rivolti al sindacato per chiedere appunto chiarimenti, avere informazioni in merito. Certo, perché poi ci sono tante altre persone e qui poi entriamo nella sfera di quello che riguarda un po' i lavoratori e per quanto riguarda un po' l'INPS, perché chiaramente un cittadino, oltre a essere cittadino, potrebbe essere anche un cittadino lavoratore, per cui anche in questo caso, dato che oramai è comune un po' a tutti, appunto come dicevo, che da circa 50 anni, da circa 50 giorni gli istituti di previdenza sono chiusi, se un lavoratore anche lui oggi si ammala e quindi anche lui ha la possibilità di inoltrare domanda all'INPS, anche all'INPS il gabinetto medico è chiuso, per cui non si può fare la visita medica e quindi rimane tutto sospeso e anche lì, voglio dire, scattano la pensione di invalidità, che è diversa dall'invalidità civile, parliamo di pensione di invalidità contributiva, che anche in questo caso è vero che magari poi verrà riconosciuta e poi gli daranno gli arretrati, ma noi sappiamo bene che il momento di bisogno è allora che bisogna appunto sussidiare le persone, non poi successivamente quando magari c'è meno, come dire, meno necessità. E quindi in questa fase chiaramente anche l'INPS con il suo gabinetto medico chiuso crea problemi. Sono state fatte da parte dell'INPS un paio di circolari, questo lo voglio dire perché anche alcune persone mi chiedevano parecchio su questo, cioè ci sono appunto gli invalidi civili che hanno le revisioni programmate, cioè quando sono stati riconosciuti poi l'INPS in automatico ha indicato io tra 1 anno, tra 2 anni, tra 5 anni, tra 6 mesi ti voglio revisionare, e queste sono le revisioni programmate. Ora, per quelle che stanno scadendo, chiaramente essendoci il gabinetto medico chiuso, in questo caso l'INPS ha fatto una circolare che proroga tutti quelli che sono i benefici riconosciuti sia per quanto riguarda l'invalidità civile sia per quanto riguarda la legge 104. Quindi se ci sono persone che stanno percependo l'indennità di accompagnamento, che stanno percependo la pensione invalido civile o stanno beneficiando dei permessi per legge 104, in questo caso sono tutti prorogati fino a quando l'INPS appunto non farà un programma di revisione, un calendario di revisione e li chiamerà nuovamente a visita medica. Altra informazione che voglio dare, che pure diversi cittadini mi hanno chiesto, lavoratori,
perché oltre agli invalidi civili, come dicevo, esistono anche i cittadini lavoratori che sono titolari di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222 del 1984, che hanno una revisione triennale, cioè nel momento in cui l'INPS gli ha riconosciuto questa pensione di invalidità, questa invalidità ha una revisione triennale. Ora, in questo caso, anche se stanno scadendo in questo periodo, l'INPS ha fatto una circolare dicendo che nel caso in cui cade in questi mesi la scadenza, bisogna comunque fare la domanda. Non saranno chiamati a visita medica, però vengono prorogate anche in questo caso d'ufficio fino a quando poi non faranno la visita medica programmata, e nel caso in cui, chiaramente, se viene confermata, nulla questio, nel caso in cui dovesse essere revocata, loro recupereranno quanto hanno pagato dopo, diciamo, il rinnovo d'ufficio. E questo, vabbè, chiaramente crea qualche difficoltà, perché poi eventualmente sarebbe un indebito che si accumula, e quindi è facile restituire, poi diventa molto doloroso. Volevo chiedere, ma per queste categorie è stato previsto il bonus dei 600 euro? Allora, per quanto riguarda gli invalidi civili, che rientrano tra quelle che sono le categorie che possono usufruire dei bonus relegati al Covid, non ci sono problemi. Per quanto riguarda invece i titolari di assegno ordinario di invalidità, quello di cui parlavo prima, l'INPS anche in questo ha fatto dei chiarimenti e ha detto che chi è titolare di assegno di invalidità non può usufruire del bonus di 600 euro. Questo me lo chiedevano proprio alcuni lavoratori, per esempio i braccianti agricoli, che per qualcuno che è titolare di assegno di invalidità, il bracciante agricolo è una delle categorie, lavoratori dell'agricoltura, che possono richiedere il bonus di 600 euro, e per qualcuno ho dovuto dire che purtroppo non poteva averlo perché era titolare di assegno ordinario di invalidità, ma questo vale anche per gli stagionali, insomma per tutti gli artigiani, commercianti, per tutte quelle che sono le categorie interessate dal bonus. Se sono titolari di assegno ordinario di invalidità non possono chiedere il bonus, perché sostanzialmente loro già ricevono una prestazione previdenziale, per cui li hanno esclusi, anche se comunque speriamo, un danno è una beffa, lei non trova? È appunto, perché voglio dire, se uno ha soltanto l'assegno ordinario di invalidità, perché l'assegno ordinario di invalidità è compatibile con l'attività lavorativa, c'è da dire questo, quindi ci sono persone che magari percepiscono l'assegno ordinario di invalidità e continuano anche a percepire lo stipendio, però ci sono tante persone che percepiscono solo l'assegno ordinario di invalidità, e quindi forse avrebbero dovuto fare una differenziazione, nel senso che devi dire, se tu stai ancora in attività lavorativa e prendi l'assegno ordinario di invalidità, il bonus non te lo do. Se però sei titolare solo di assegno ordinario di invalidità e non presti più attività lavorativa, a te lo concedo. Invece purtroppo non l'hanno concesso né agli uni né agli altri. Quindi in questo, insomma, c'è stato qualche problemina. Rispetto ai disagi che stanno vivendo, quindi tutte queste categorie di cui oggi stiamo parlando, in che modo il sindacato, in particolare quello della CGIL, che è da sempre un punto di riferimento a Torre del Greco, può tutelarli? Allora, noi diciamo da parte nostra, chiaramente non abbiamo mai smesso di lavorare durante tutto il periodo dell'epidemia, dal primo giorno sino ad oggi, e chiaramente ci auguriamo anche nei prossimi giorni, nel senso che siamo sempre disponibili a dare la nostra assistenza. E quindi ci siamo sempre messi a disposizione, siamo a disposizione per tutti quelli che si recano alla nostra sede per dare informazioni, per inoltrare domande, per sollecitarle, e soprattutto, ecco, quello che è la nostra interlocuzione attraverso gli enti per tentare di risolvere le problematiche. E io devo dire, perché parlando poi anche dell'INPS, devo dire che parecchia gente, ovviamente, preoccupata anche perché c'è gente, voglio dire, che sta compiendo l'età pensionabile, quindi deve lasciare il lavoro per andare in pensione. Pensiamo a chi sta facendo 67 anni, deve fare domanda di pensione, quindi non può prorogarla. Oppure alle pensioni di reversibilità, se c'è un caro che è deceduto, c'è il vedovo o la vedova che ha diritto alla pensione di reversibilità, o i figli nabili, bisogna fare comunque le pensioni.
E in questo senso devo dire che l'INPS, almeno parlo della sede INPS di Torre del Greco, su cui io tratto maggiormente, ha fatto dei grandi sforzi ed è molto molto vicina e attenzionata a questo tipo di problematiche. E chiaramente, appunto, come dicevo, con tutti gli sforzi che sta, con tutte le problematiche che sta comportando lo smart working, però devo dire, insomma, che veramente stanno dando un sostegno molto forte, per cui non c'è nessuna preoccupazione, diciamo, per chi deve fare domanda di pensione, che i tempi possono essersi allungati di molto. E in questo mi sento di ringraziare pubblicamente il direttore dell'INPS di Torre del Greco, il dottor Michele Russo, che devo dire è una persona squisita, diciamo, personalmente, e poi molto 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 disponibile, appunto, a risolvere i problemi. Spesso sto in contatto con lui cercando di risolvere le problematiche, attenzionandogli dei casi particolari, perché chiaramente ho trattato anche dei casi particolari legati al Covid, e quindi non facendo mancare il sostegno alle persone, perché ovviamente io dico sì, soprattutto per le pensioni di reversibilità, e nella nostra città c'è stato più di un caso di persone anche relativamente giovani, insomma, che sono decedute, per cui io dico sempre che le pensioni di reversibilità, ma questo sia per le persone anziane che un po' i più giovani, quando muore una persona vengono meno due cose: viene meno il caro, che si è estinto, e viene meno a volte spesso anche l'unica fonte economica per cui la famiglia si sostiene. Quindi per le pensioni di reversibilità bisogna dare sempre la massima celerità, bisogna essere quanto più brevi possibili nel pagare queste prestazioni. E ripeto, l'INPS di Torre del Greco, con il direttore e chiaramente con tutti i suoi collaboratori, e ci sta dando massima disponibilità in questo senso. Quindi, voglio dire, possiamo tranquillizzare i cittadini che la macchina INPS funziona. Il problema l'abbiamo soprattutto relativamente a quelle delle visite mediche, che purtroppo, voglio dire, lì dipende dal governo nazionale, così come per l'ASL, che se non dà indicazioni e non dà protocolli su come fare le visite mediche, ahimè, insomma, la questione rimarrà ancora bloccata per un po' di tempo. Questa è, diciamo, la situazione per quanto riguarda appunto l'INPS. È abbastanza inevitabile. Per tutti i cittadini che sono in ascolto, vogliamo ricordare i giorni e gli orari in cui possono rivolgersi agli uffici del patronato? Sì, dunque, noi siamo aperti, come chiaramente parlo sempre della nostra sede, siamo aperti tutte le mattine, escluso il giovedì, dalle 9 alle 13. Ovviamente preferiamo in questa fase, per rispettare anche il distanziamento e le norme di sicurezza, preferiamo farlo per appuntamento. Quindi abbiamo lasciato esposto i nostri recapiti telefonici, le nostre mail, in modo tale che chi vuole rivolgersi alla nostra sede, ai nostri sportelli, ci contatta telefonicamente o ci invia le mail, e noi gli fissiamo un appuntamento, capiamo qual è la problematica, fissiamo un appuntamento quindi alla persona dedicata, e quando arriva in sede arriva in tutta sicurezza, senza problemi, diciamo, di contagio relativamente a questa epidemia. E io volevo aggiungere poi, non so se hai ancora qualche altra domanda, perché c'è un pezzetto che volevo fare sull'INAIL per quanto riguarda l'infortunistica. Rispetto all'infortunistica, le problematiche dell'infortunistica, sì, va bene. Allora, la situazione è questa, e qui bisogna prestare molto attenzione, perché in questo, io anche dalle trasmissioni che sento, sia a livello nazionale che a livello locale, se ne parla poco. Allora, noi abbiamo questa situazione: nonostante l'INAIL abbia emanato qualche circolare, ci sia stato qualche intervista anche al direttore dell'INAIL, però sostanzialmente è una cosa che circola poco. Io ho letto e ho sentito di lavoratori che si sono ammalati di Covid, chiaramente lavoratori del settore, quindi a diretto contatto con la malattia, che hanno consigliato, dicevano, di fare il certificato di malattia. Allora, non è così, e su questo voglio fare chiarezza. Noi abbiamo una serie di lavoratori, parlo chiaramente dei lavoratori che stanno a diretto contatto con il Covid, immagino gli infermieri, i medici e tutto il personale sanitario che lavora negli ospedali. Ora,
per queste persone che si sono ammalate di Covid, che hanno contratto il virus, non devono fare malattia se si sono contagiati, ma devono chiedere al loro datore di lavoro, che sia pubblico o sia privato, di aprire la denuncia di infortunio presso l'INAIL. E anche il certificato medico che fa il medico curante non deve essere di malattia. Queste sono persone che non devono stare in malattia. Queste sono persone a cui bisogna aprire la pratica di infortunio, perché loro hanno contratto questo virus svolgendo la loro professione. Quindi siamo nell'ambito dell'infortunio sul lavoro. Perché si aprono strade diverse. Se io faccio la malattia, l'INPS mi paga la relativa indennità, finisce lì la cosa. Se invece si tratta di un infortunio sul lavoro, si apre uno scenario diverso. Si apre uno scenario intanto per quanto riguarda il danno biologico, che è il danno che viene riconosciuto al lavoratore che subisce l'infortunio e che subisce un danno di natura psicofisica, dice il danno biologico. Quindi non soltanto fisica, ma anche psichica. E pensiamo a questi lavoratori che si sono ammalati di questo virus, quale violenza psichica hanno dovuto subire. Quindi sicuramente, voglio dire, ci sarà un riconoscimento. Ora, il danno biologico si sostanzia in un danno, appunto, che, vabbè, ci sono le varie percentuali di riconoscimento, ma viene indennizzato in capitale, a seconda della percentuale di invalidità che viene riconosciuto. Quindi se io faccio la malattia, non posso accedere al danno biologico. Se invece faccio l'infortunio, chiedo il riconoscimento del danno biologico. Se mi viene riconosciuto, ovviamente io accedo a prendere questo indennizzo in capitale. E non finisce qui, perché c'è anche un altro aspetto per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali, che molti poco, non dico non sanno, ma poco lo frequentano, diciamo, questo istituto giuridico, che è quello del danno differenziale. Il danno differenziale è quel danno che risarcisce in sede civile direttamente il datore di lavoro al lavoratore quando c'è il riconoscimento, appunto, dell'infortunio o della malattia professionale. In questo caso, e siamo proprio, diciamo, nel caso tipico, perché immaginiamo questi lavoratori che hanno lavorato, che stanno lavorando negli ospedali, che hanno contratto il virus, quindi in occasione di lavoro, che non sono stati assistiti con le dovute precauzioni, quindi i famosi DPI. In questo caso c'è sicuramente una responsabilità civile da parte del datore di lavoro, che va chiesta e risarcita attraverso il danno differenziale. Quindi, oltre al danno biologico, c'è anche questo danno differenziale, che ovviamente va chiesto in sede civile e va chiesto direttamente al datore di lavoro, che sempre sia pubblico o privato, non c'è differenza, e va chiesto direttamente, proprio per la negligenza in cui si è fatto lavorare il lavoratore in queste occasioni, ma anche in altre occasioni. Adesso stiamo parlando del Covid, ma questo anche per la generalità degli infortuni, chiaramente. Altra cosa che voglio dire, noi, appunto, quando io adesso anche l'ho detto, quando parliamo di lavoratori esposti al Covid, non dobbiamo pensare soltanto ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari in generale, ma c'è tutta una categoria di lavoratori a cui io voglio rivolgere l'appello che, se dovessero contrarre il virus, bisogna valutare. Perché per questi lavoratori, cioè che lavorano direttamente nelle strutture sanitarie, l'INAIL ha detto che c'è una presunzione semplice, cioè tu hai contratto il Covid probabilmente prestando la tua attività lavorativa. Però c'è tutta una categoria di lavoratori. Pensiamo a quelli che lavorano al front office, pensiamo a quelli che lavorano alle casse, pensiamo a quelli che lavorano al contatto con il pubblico, pensiamo agli operatori tecnici che lavorano negli ospedali, pensiamo anche a chi fa il trasporto pubblico, agli autisti. Cioè c'è tutta una categoria che, se anche non lavorano direttamente con l'agente patogeno, magari in ospedale, comunque gli viene riconosciuto, e lì lo dice nella sua circolare, c'è una presunzione semplice di riconoscimento di infortunio.
e quindi attivarsi per il danno biologico e per quanto riguarda il danno differenziale. E aggiungo, aggiungo e concludo che ci sono anche gli infortuni in itinere. Gli infortuni in itinere sono quegli infortuni che accadono durante il percorso casa-lavoro, lavoro-casa. Se io mi infortunio durante questo percorso, quando sto andando al lavoro, quando ritorno dal lavoro, anche lì c'è il riconoscimento dell'infortunio in itinere, si dice. Ora, anche in questo caso, se ci sono lavoratori che devono andare in azienda, devono andare in ufficio e utilizzano soprattutto i mezzi pubblici per andare, perché l'azienda non ti consente di spostarti col tuo mezzo privato, l'azienda dice sempre che tu devi dare la priorità ai mezzi pubblici. In mancanza di mezzi pubblici puoi utilizzare il mezzo privato, proprio perché se accade l'infortunio tu devi avere privilegiato il mezzo pubblico. Allora, in questo caso, se un lavoratore per recarsi in ufficio o in azienda contrae il virus e lo fa durante il percorso appunto casa lavoro viceversa, in questo caso si identifica come infortunio in itinere. Quindi anche in questi casi c'è bisogno che loro si rivolgano alle nostre sedi, valutiamo il caso e decidiamo che se si tratta di infortunio in itinere facciamo la denuncia di infortunio all'INAIL e chiediamo quindi tutti quelli che sono i risarcimenti del caso. Questo diciamo... Prego. Dunque la casistica insomma è ampia e variegata, noi la ringraziamo per tutto. Quella dell'INAIL in questo momento e penso purtroppo anche per i mesi successivi è una casistica molto molto ampia che abbraccia tantissimi lavoratori. Pensiamo adesso tutti quelli che da lunedì e anche da questa settimana si sono rimessi in moto, per cui e con il contagio che circola ancora ci potranno essere tantissimi casi ancora di lavoratori che vengono contagiati. E quindi per questo dicevo, bisogna alzare l'asticella, stare attenti e sapere in quale direzione andare. Non nella direzione della malattia, quindi del certificato di malattia, ma pretendere che si faccia l'apertura della denuncia di infortunio presso l'INAIL. Bene, la ringraziamo per tutte le informazioni utili che ha dato ai nostri cittadini in ascolto. Sicuramente parleremo ancora di queste tematiche in prossime puntate del nostro format. Io saluto e ringrazio per essere stato in nostra compagnia il dottor Vincenzo Porzio, responsabile del patronato INCA della CGIL di Torre del Greco, e il nostro responsabile tecnico alla regia Ciro Gaglione. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.